Cantieri iniziati e mai terminati, ripristino del manto stradale che il più delle volte si traduce in un semplice rattoppo di fortuna che di fatto deturpa come cicatrici ormai gran parte delle strade cittadine e la difficoltà nel far rispettare alle ditte impegnate nei cantieri in città tempi e modi di messa in opera dei lavori hanno spinto questa mattina il neoassessore ai lavori pubblici Romene Morselli ad effettuare un primo sopralluogo dei cantieri principali e delle strade oggetto di lavori per capire lo stato dei luoghi e trovare il modo di intervenire. Da Macchitella alla via Colombo, passando per le periferie, la situazione del manto stradale è critica, peggiorata il più delle volte da interventi di ripristino approssimativi che spesso diventano anche un rischio per automobilisti e pedoni. Le cicatrici sono profonde, la città è distrutta, la zona di Macchitella, la zona di Viale Corte Maggiore, la zona di Padre Pio, la zona limitrofa al Tribunale di Gela e come potete vedere qui ancora in corso di esecuzione ci sono questi lavori, ma già dai primi lavori di questo cantiere è possibile notare tracce evidenti di come c'è una forte difformità di materiali utilizzati nella fase di copertura dei vari scavi che stanno effettuando. Tutto documentale, il funzionario addetto al settore manutenzione stradale ha già sollevato diverse lettere di contestazione. Già nell'immediato dovrebbero partire i controlli da parte della Polizia Municipale per verificare le violazioni nei cantieri e eventualmente levare delle sanzioni. Noi stiamo intensificando questo monitoraggio affinché vi sia sicuramente la possibilità da parte del Corpo della Polizia Municipale di intensificare e monitorare tutti i cantieri dove ci siano quelle violazioni sulle norme, sia sulla sicurezza dei cantieri che sulle norme del codice della strada. Ci sono veramente diverse anomalie che abbiamo già evidenziato, già stiamo facendo diverse sanzioni alle società, c'è una relazione che abbiamo già depositato ai lavori pubblici e stiamo lavorando di concerto. Un altro livello di intervento sarà quello di convocare urgentemente un tavolo tecnico insieme ai gestori di Caltacqua, ai gestori della TIM, ai gestori appunto di Open Fiber per capire come poter rimediare a questi danni che sono stati creati in città, perché per noi e per i cittadini rappresenta un danno enorme, un danno d'immagine, un danno fortemente anche economico, perché tutte queste cicatrici, come diceva lei, tutte queste fratture un giorno si trasformeranno in inevitabili contenziosi per il comune di Gela. Qualche buona notizia invece arriva sul fronte del cantiere di Viale Mediterraneo, fermo da mesi per problemi legati alla pavimentazione. Le mattonelle sarebbero finalmente arrivate e pare che il belvedere alle spalle del comune possa essere riaperto già dalla prima settimana di marzo. In questi giorni abbiamo sollecitato gli uffici perché ci sia la massima celerità nella chiusura di questi cantieri. Ho un'idea perché il motivo per cui si sono perpetrati così tanto questi lavori. Abbiamo un'idea su come affrontare i prossimi cantieri, a cominciare da Porta Vittoria. Qui finalmente stanno, come ben vedete, ci sono gli operai, stanno procedendo celermente alla pavimentazione e mi dicono dagli uffici che a breve verrà installata anche l'illuminazione pubblica. Non voglio essere troppo ottimista, ma io spero di poter consegnare alla città questa importante opera i primi giorni di marzo.